Nessun allarme né per la figura professionale del geometra in Irpinia né per il corso scolastico dell'istituto, lo ribadisce con fermezza il dirigente scolastico provinciale Rosa Grano, che smonta l'allarme lanciato dagli stessi docenti dell'istituto, secondo cui il mancato ok alla formazione di una prima classe e 10 alunni nel tempo, la scuola sarebbe stata destinata a scomparire. La richiesta di una prima classe dell'indirizzo per geometra non era, per il numero degli alunni non era sufficiente a determinare l'istituzione di una classe unica. Per non disperdere appunto quello che è il patrimonio, no? Abbiamo deciso di utilizzare questa dimensione della classe articolata. Che cosa vuol dire? Vuol dire che si formerà questa prima geometra agraria, che nel biennio è un biennio comune. Poi, nel triennio successivo, i ragazzi che hanno scelto di fare l'istituto agrario proseguiranno secondo l'indirizzo. I ragazzi che hanno scelto geometra continueranno a fare geometra e conseguiranno alla fine dei 5 anni il loro bravo diploma di geometra. Quindi non c'è l'allarme, non ci può essere. Non abbiamo negato il diritto a nessuno, non abbiamo negato l'importanza del geometra, le abbiamo rimodulate perché c'erano delle condizioni di partenza che non erano favorevoli per quelle che sono le norme ministeriali. Quindi credo di aver chiarito. Quindi non vedo l'allarme in giro.